I risultati dell'ottava giornata, giocatasi ieri pomeriggio, consentono al Crotone di restare agganciato al nono posto con 10 punti in compagnia del Novara, sconfitto in casa da Lanciano, l'attuale capolista, e del Cittadella, vittorioso a Carpi per 1-0. Il derby di lunedì quindi riveste un carattere particolare per i ragazzi di Drago, che vincendolo balzerebbero soli, soletti, al quinto posto con 13 punti. Naturalmente è solo una nostra personale opinione, a conoscenza della imprevedibilità di queste gare, che non consentono di pronosticare nessun risultato. Quello che ci auguriamo è che il Crotone sia nelle migliori condizioni fisiche e mentali per affrontare i cugini. Ascoltiamo come la pensano Crisetic e Azzori. Noi sicuramente abbiamo una rosa molto, molto ben assortita e questo è un vantaggio per Mister Drago. E ci stiamo allenando sempre al massimo per cercare di fare il meglio e per cercare di mettere in difficoltà il mister. La Regina, vedendo i risultati, solamente i risultati, è una squadra che non ha iniziato, diciamo, come avrebbero voluto. Però se andiamo a visualizzare le prestazioni e comunque specialmente quella di sabato, ha un organico molto competitivo e gioca un buon calcio sicuramente, e in questo momento è sfavorita dagli episodi. E andando a visualizzare, Mazzotta si è fatto male in un contrasto già una settimana fa e quindi possono capitare in qualsiasi momento. Poi seppur io che cada alle scale sicuramente poi Matute è un infortunio muscolare. Sono infortuni che possono capitare sicuramente, quindi noi abbiamo un organico vasto appunto per ogni evenienza e quindi ce la mettiamo al massimo. Noi come prima cosa non dobbiamo pensare alla Regina, dobbiamo pensare a noi, a fare la nostra partita, perché abbiamo dimostrato che quando giochiamo al meglio possiamo giocarci contro qualsiasi squadra. Abbiamo dimostrato a Spezia, abbiamo dimostrato contro il Modena con una squadra, al Brescia. Quindi noi dobbiamo pensare in primo luogo a noi. Poi andando a vedere, come ho detto prima, la Regina non è sicuramente una squadra in un brutto momento, diciamo, di forma, in quanto ha fatto delle prestazioni molto, molto buone, è stata sfavorita dagli episodi. È stata una settimana come tutte le altre, anche se naturalmente i giornali leggo anch'io, leggo tutto, però il confronto che ho avuto col presidente è stato un confronto che ho avuto anche precedentemente, dove abbiamo analizzato il momento negativo sicuramente di questi ragazzi, di questa squadra, della mia squadra, e poi abbiamo deciso che sicuramente dobbiamo lavorare, che possiamo andare avanti e continuare a lavorare. Si affronta forse la squadra più in forma al di là della sconfitta di Cittadella, e poi a Crotone aspettano questa vittoria da tanto, troppo tempo. Può essere un pericolo, ma può essere anche un vantaggio. Ma io credo che quando giochi un derby rimane sempre una partita un po' particolare, bella, affascinante, ha un risvolto che, a prescindere dal campanilismo, è bella giocarla proprio. Ecco, loro sicuramente è una squadra giovane, frizzante, che gioca bene a pallone, che hanno lo stesso allenatore da 2-3 anni a questa parte, perciò conoscono tanti meccanismi, quindi sicuramente sarà una partita difficile, impegnativa, come in Serie B siamo normalmente abituati a vedere. Ecco i risultati dell'ottava giornata: Padova-Varese 3-2, si è giocata venerdì sera. Avellino-Bari 1-0, Brescia-Palermo 1-1, a Carpi Cittadella 1, Carpi 0, Cesena-Siena 1-1, Empoli-Modena 2-1, a Novara la Virtus Lanciano vince per 3-0, 1-1 tra Pescara e Spezia, Ternana e Juve Stabia, e Trapani e Latina. Crotone Regina si gioca lunedì.